e con i giocatori che ha a disposizione lo può fare. 4 pari, ancora Russell al servizio. Va forte lo statunitense, tocco del nastro che non impensierisce Ishikawa, poi Milano attacca con Patry, parallela vincente, 5-4 Milano. Bravo Sbertoli, e gli ha allungato la palla, così può tirare, può attaccare sia in parallela che in diagonale, e ha attaccato in parallela. 14-15, torna in vantaggio Piacenza di nuovo col servizio di Baranovic, ricevuto da Mar. Certo, da cercare proprio Mar, arriva e tira una bordata proprio su Baranovic, esatto. Steven Mar. Bella pipe, bellissima pipe, con bella ricezione Milano riesce a fare un ottimo gioco. Del primo set, qui la flottante di Cosener, non ricevuta benissimo da Raffet, che però viene comunque cercata l'attacco, numero 3 in campo. E allora qui Milano, con questo servizio di Kosamernik, sempre difficile da ricevere, riesce a recuperare un break. 18-21, ancora Grosser, nel silenzio dell'Alias Claudi, Ishikawa questa volta buona la reattività per andare giù, poi Patry chiude il punto, Milano ferma il turno al servizio di Grosser e torna a soli 2 punti di distacco. Bellissima palla di Patry, che proprio ha girato la spalla in parallela zona 5, che stare dietro al muro doveva stare fuori dal muro, quindi, e la poteva anche prendere. Qui non si coordinano bene i giocatori di Milano, regalata una free ball a Piacenza che però non la sfrutta, allora Milano deve attaccare e lo fa bene con Steven Mayer, alzata di Yuki Ishikawa. Diciamo che Milano ha regalato Piacenza, Piacenza ha regalato Milano, Milano chiude il punto e ringrazia. E qui noi ci stupiamo sempre della tecnica di Yuki Ishikawa, un giocatore che davvero, a parte la sua grande elevazione, sa fare tutto in campo. Infortunio di Patry, la grande fuga di Piacenza all'inizio del secondo set, e la squadra di Bernardi ha pareggiato con un perentorio 25-16, ma Milano inizia subito a fuoco il terzo set. Molto, molto ampio, difficile da colmare. Attacca Cleveno, fermato dal muro, nuova occasione di Piacenza, ancora con Cleveno, questa volta Sbertoli brava a coprire, poi Pesare, Zimbagher a cercare Ishikawa, muro a 3 di Ishikawa, buona ancora la copertura di Sbertoli, ancora Ishikawa, che palla, diagonale incredibile, che palla, che palla, veramente attacco da fantascienza. L'avevano fermato 2 volte, ha detto provateci questa volta, provate con 1-2 tra l'altro, provateci adesso a fermarmi, ha tirato una diagonale spettacolare. Servizio flottante di piano, ricevuto non benissimo da Stamperla, Baranovic quasi in ginocchio, riesce a servire Cleveno, fermato però a sua volta dal muro, allora Daldello. E qui grande palla per Steven Mayer, senza guardare praticamente dietro la schiena, che fai? Brava, bravo, bravo Mayer, ha preso la palla in difesa, toccata dal muro e Daldello ha fatto una bellissima alzata in fight dietro. 17-21 il punteggio adesso. Con Sbertoli al servizio, questa volta va a smorzarlo un po', e infatti Russell non riceve bene, palla torna nel campo di Milano e chiude il punto con Kosamernik, 18-21, Bernardi non chiama il time out ma va dai suoi a dire calma, calma. Attenzione a questo bomber che tira di quelle castagne. Molto lontano la rete, Sbertoli riesce comunque a servire Badic che mette una palla piazzata all'angolino, bellissimo. Questo colpo da quasi da bicep. Bella questa, molto bella. Assolutamente sì. Eccolo qui, Cannellaro, riceve Badic. Sbertoli, Ishikawa attacca e questa volta Cannellaro non va in serie con Milano che gli toglie il turno in battuta. Esatto, esatto. Ishikawa ha evitato un muro con pipe, muro a 2. Merito delle sue leve. Qui buon servizio ricevuto, contenuto piuttosto da Ishikawa. Poi attacca Basic, trova però Russell sulla sua traiettoria. Dall'altra parte regala la free ball Cleveno. Vediamo come la gestisce Milano. E qui Milano ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, come si può dire. Diciamo a Sbertoli, non Milano, Sbertoli ha trovato un coniglio nel cilindro con una mano, ha servito Mayer che ha messo giù la palla. Senza muro. 12-17 sul servizio di Cleveno, Milano riesce a difendere e poi Luan Weber chiude il punto che vale il 13-17. E anche
il rientro dal doppio cambio di Bertoli e Mar, escono proprio Dallello e Weber. Esatto. Adesso partita che inizia a risentire anche della stanchezza dei giocatori. Qui Ishikawa riesce però a trovare questo attacco nella parte. Che bella palla questa tagliata in rotazione verso il centro del campo, attaccato nei tre metri. Bravo Ishikawa.